vedo se c'è qualche leccia un po' più cresciuta rispetto a quelle di quest'estate. Che ha voglia di attaccare questo jig, quindi non è più un micro jig. Quindi ci può essere qualche pesce più importante che gira. Ce l'ho! Ce l'ho! Cacchio, ce l'ho! Non so cosa sia. Ce l'ho, ce l'ho! Bello! Cos'è? Una guglia! Un aguglione! Bella emozione però, eh! Agugliona di ottobre col jig! Eccola, bella, rilasciamola. Che emozione! Il bello dei jig è che sono comunque esche non voluminose, che però possono essere sparate lontanissimo. Questo è un jig da 25 grammi e riesco a lanciarlo molto lontano e comunque simula una piccola sardina, una piccola acciuga, quindi può anche capitare, appunto come in questo caso, che mangino anche aguglie, e lecce, serra, comunque tutti i predatori di questi piccoli pesci pelagici. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ce l'ho, ce l'ho. Forse un'altra guglia. Spero di no. Ah, un'altra guglia slamata. Figata. Guardate che mare calmo, è incredibile, uno spettacolo così non lo vedevo da tempo. Non un filo di vento, mare totalmente calmo. Che lago. Inizierò col mio solito gighettino da 25. Che spettacolo! Là c'è una cacciata. Ma non ci arrivo purtroppo. Cacchio! Gigantesca! Tirava come una lastra. L'ho vista che stavo là, ho visto che stavi. Solo questa? Ah. No, ne ho preso un'altra 4-5. Avete visto che aguglia che ha preso quel signore? Speriamo che mangi anche sul mio jig.
una guglia del genere è una signora guglia. Ce l'ho. Oh. No, ha slamato. Cazzo. Cazzo. Ma ha slamato. No, no, c'era un pesce. Però... No, questa probabilmente era guglia. Una guglia grossa però. Qualcosa c'è. Non so se sia sporco. Oh, ragazzi, non ci crederete mai, ma ho preso una tracina. Le tracine sono notoriamente molto aggressive con i jig. Guardate che cosa strana. Attenzione con le tracine, questa qui è una tracina vipera che hanno la prima dorsale molto velenosa. Ha attaccato il jig da 25. Incredibile. Incredibile, ragazzi, ho preso una mini tracina su un jig più grosso di lei. Che spettacolo. Dopo aver slamato una probabile guglia è arrivata questa piccola sorpresina. Io sto cercando le lecce, Sto cercando le lecce, ma le lecce non arrivano. Arriva tutt'altro. Devo prendere anche la pinza, perché non voglio rischiare. Con le tracine si rischia veramente di andare al pronto soccorso. Ripeto che non è stata presa a caso, perché le tracine sono dei predatori che ci danno spesso a jig. Eccola qua. Presa probabilmente tra gli scogli qui. Ora rilasciamo questa piccola bellezza nel suo habitat. È una tracina vipera, ripeto. Ritornata, eccola là, con la pinna dorsale alzata, impauritissima. Ah, me l'ha attaccato lei, Con il jig le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Fantastica questa cattura. Ultimo lancio. Ce l'ho, ce l'ho. Che cos'è? Forse guglia, probabilmente guglia. Sì, guglia. Aguglione. Bella. Maxi aguglia, presa per la bocca. Che spettacolo. Tracina e aguglia.
Non c'è male. Bella taglia, eh? Bella taglia per questa guglia. Ad ottobre rimangono quelle più grandi. Rilascio. Bella. Beh, che dire ragazzi, ero venuto qua con un jig da 25 grammi, questo, che l'ho comprato su AliExpress. Vi metterò il link in descrizione, anche perché lo devo ricomprare pure io, visto che ha perso gli occhi e l'ho un po' massacrato a forza di lanciarlo. Comunque non costa molto. E ero venuto con questo jig per cercare lecce, che in questo periodo sono un po' più cresciute rispetto a quelle di quest'estate che prendevo con i micro jig, per cui sono venuto con un'attrezzatura un po' più pesante, ma ho preso tutt'altro. Ho avuto inizialmente una mangiata e probabilmente era una guglia. Poi ho preso la tracina e questa è stata una bella sorpresa, perché è stata la mia prima tracina con esche artificiali. Si sa che le tracine sono dei predatori, quindi non disdegnano anche esche più grandi di loro. Alla fine sono riuscito anche a prendere una bella guglia, di quelle che rimangono ad ottobre. Tra l'altro questo ottobre è particolarmente caldo, si sta benissimo, quindi è stata una mattinata veramente rilassante. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!